Benvenuti ragazzi sul canale BG Passioni Games, nuovo episodio targato Hogwarts Legacy. Allora, diciamo che qui c'ho anche il mio canino che viene richiamato all'ordine. Allora, nuovo episodio, praticamente dobbiamo andare avanti rispetto al punto in cui ci siamo lasciati nell'ultimissimo episodio, dove eravamo appunto in quella stanza particolare e è una delle prime prove, no, che dovevamo fare nel contesto in cui eravamo arrivati nella storia principale. Ripeto, in questa serie seguiremo prevalentemente la storia principale, poi ci saranno delle storie secondarie o perlomeno delle missioni secondarie, ma serviranno solo ed esclusivamente per acquisire un po' di diciamo di potere, di magie, di incantesimi per poter poi completare almeno la storia principale. Siamo più o meno a metà della storia principale, ma banda alle ciance. Andiamoci a vedere però alcune cose, perché qui c'è, vedete, talenti, abbiamo alcuni punti interrogativi, arti oscure, niente, qui abbiamo principali, noi abbiamo qui livello 22, livello, noi siamo livello, acquisita talenti con punti talento che hai guadagnato per sbloccare abilità, io direi questo, che è conoscenza magica, aggiungere noi 7 di incantesimi, ok, livello 5 lo abbiamo fatto. Acquisisci talento, questo che è aggiunge un nuovo set di incantesimi. Ok, abbiamo acquistato. Così abbiamo poi incantesimi, stanza delle necessità, stanza delle necessità. Vediamo un po'. Acquisita talento con allora, lo livello 5, anche a livello 6, noi siamo a livello no, 16 no. Non è disponibile. Allora, questo l'abbiamo già acquisiamolo. Questo non lo possiamo per sbloccare, devi sbloccare la posizione di invisibilità. Questo acquisisci. Ok. Piacere qualcuno con il libro. Ok. Ah, poi c'era anche degli altri principali. Vediamo un po'. Si possono acquisire tutti questi, se non sbaglio, no? Quindi facciamo un po' di acquisizione. Proteggi, unici indicatore. Questo è. Tenere il primo schiva ti consente di sviare il rovente per aprire le vicinanze. Anche questo preso. Poi sul punto disponibile non si può prendere porzioni leggerici e cura maggiore efficacia, questo anche questo, però insomma abbiamo presi 5. Poi incantesimi livello 5, nessun punto disponibile, abbiamo tutti, diciamo, cos'ha. Allora, poi torniamo sulle cose, abbiamo qui le collezioni, allora noi possiamo queste. Allora, qui abbiamo, qui con la mascherina no, quelli col cappello no, con la, ma queste sono brutte ragazzi, sti cos'è? Qui questi seguaci di Rangan hanno manipolato con la magia antica corrotta per ottenere la velocità, grazie alla velocità magica possono sfuggire alla combo. Queste non si possono prendere, bisogna prendere queste qui. Queste streghe sono tra gli agenti più veloci, quindi questo invece, bracconiere seguscio. Bisogna farli un po' tutti. Poi ci abbiamo questo, i ragni, ricognitore di tutti i ragni magici, sono un ragno del fuoco soprattutto, e poi questo. Facciamo tutti quelli che l'abbiamo preso, così perlomeno non c'è più problema. Ah, ci abbiamo anche questo. Ok. Poi, vediamo un po' qui, evocazioni. Fare il vivaio, niente, questo non si possono fare, però le vocazioni sono 9, non capisco. Ah, eccoli qui. Allora, abbiamo parlato con questo qui, i nuovi di Hogwarts hanno preso, ok, questo qui, questo e questo, e poi ci abbiamo un po' di usettine, perché bisogna farle, perché altrimenti diventa un problema. Questo dei funghi magici, queste cosa sono? Questo uovo di Ashwind. Ok, altri funghetti. Questo. Questo cos'è? La zanna di ragno. Poi, questo è la pelo di lupardo. E poi, queste che sono la pietra di luna, che ne abbiamo una marea. Poi, ancora, finiamole un po' tutti. Eccolo qui, Hogwarts. Discettario di un elfo domestico, e poi qui
la mappa di Arches, dove ci siamo stati recentemente. Poi l'ultimo, e così l'abbiamo fatti tutti, abbiamo Animali Magici, che tra le altre cose poi, cioè, sapete, ci hanno fatto poi un film, il Push Skin e poi il Flopper, penso si pronunci così. Ok, anche questo l'abbiamo fatto. Ci rimane solo la missione, queste delle esplorazioni, combattimento. Allora, questi qui, sconfiggi questo. Ricompensa scelta per il carattere che Ranger protegge. Allora, prima che cominciamo questa. Riscatta ricompensa. Ok. Sconfitto i 10 maglie oscuri. Ricompensa aspetto di equipaggiamento. Ricompensa anche questo dell'equipaggiamento. Questa l'abbiamo già presa. E poi resistenza agli agenti goblin. Abbiamo presi tutte. Poi combattimento. Eccoli qui ancora. Ricompensa, armatura. Poi ricompensa aspetto del prigione, uniforme da agente. Questo qui col cappello da agente anche no. E quindi è fatto. Poi missioni 18%. Completa le missioni principali. Ok. Anche, quindi il vestiario lo possiamo anche cambiare. Quindi abbiamo la possibilità di cambiare il vestiario e poi l'esplorazione. Ricompensa per inventare l'esplorazione. Ok. Quindi diciamo che abbiamo fatto un po' di pulizia. Siamo lì. Ah, no, l'equipaggiamento. Ok. Allora, qui ci sono i guanti. Modifica aspetto. Volo della vendita. Modifica aspetto. Come si fa a venderlo? Ok, guanti un po' meglio. Questo qui su da collezioni, diciamo, mettiamoci questo. Però ci sono delle cose che volevo vendere. Come si fa a vendere? Come si fa? Allora, buoni vendita 90, potenzialmente eccezionale, seleziona. No, non si può questo. Ah, ecco, questo qui. Leviamolo il cappotto. Ok, con la sciarpone. Questo invece è uguale. Ci abbiamo una sciarpone. Allora, volevo vedere per vendere qualcosa. No, non si può vendere. Non... Questi non si possono vendere. Vabbè, vediamo un po' che cosa succede. Ok, andiamo avanti. Allora, eravamo rimasti qui, se vi ricordate bene. Alziamo la nostra... Usa 5 punti talento, appunto lo useremo. Allora, noi qui non si passa da qui, non c'è la possibilità di andare da nessuna parte. Meglio, eravamo già qui, scusate. Quindi, qui io non c'ho. Credevo che servisse invece per liberare un po' di cose. Il cappellino gli era detto oggi. Ok. Allora, vediamo un po', Vedo un'uscita da una parte. Quando attraverso la cava è bloccata da una parete. Quindi abbiamo capito che bisognava fare il doppio passo. Altre statue. Completiamo la prova, dai. Il pensatore, io vedete. Protetto.
facili. Qui c'è niente, si può prendere, no? Qui non ci sono indicazioni, quindi... Immagino di dover cercare delle tracce di magia antica. Ma dove? Revelio! Puoi salire, vediamo. Sì, faccio. Come era nell'altro caso, bisogna girare lo stampo e portare il nostro da quest'altra parte. Andiamo da qui, che sono tutte stanze strane. Qui. Asso! Portiamo più indietro. Si rientra dentro, perché è tutto strano. Devo esplorare questa arcata da entrambe le parti. Passare il coso dall'altra parte. Ora ci si può montare. Tazzo! Diciamo la prova più complicata questa. Di qui o di qua? Non mi abituerò mai a questi pavimenti. C'è
Torni, non trovo. Asso! Expelliarmus! Ce l'abbiamo fatta. Ora sta esplodendo, ragazzi, molto lunga. Qui dove devo andare? Di qua, per forza. Revenio. E ora? No, cazzo, no, è qui. No, è qui sotto. Che c'è? Revelio! Lascia. Io sono nel centro. E ora devo fare? Esco fuori. Ma qui dove siamo tornati prima? Dove prima si è combattuto o sbaglio? Immagino di dover cercare delle tracce di magia antica, ma dove? Scendi e le stanze cambiano, quindi ragioniamoci. Tra poco qui bisogna ritornare. Bisogna andare di là. Però aspetta. Se io salgo. Revenio! Però mi porto lì. Faccio!
Come faccio? Sono su tutte stanze e tutte strane. Dove? Dove siamo? Le pozioni fanno sempre comodo. Questa storia non mi piace. Accio! Protego! Incendio! Sotto sono andato, che bischio. No, la tua avventura termina qui. No, sono andato di sotto. Riproviamo dall'inizio. No, no, peccato ragazzi. No, ma è abbandonante. Non credevo che si potesse abbandonare. Siamo dai troppo in cima. Via, ora andiamo più nel mezzo. Andiamo. Questa storia non mi piace. Grosso.
Che sollievo. Che sollievo. Ragazzi, questo episodio, diciamo, ovviamente non potevamo farlo insieme all'altro, però vediamo un attimo come finisce. Poi non è ancora finito. Andiamo lì. Un altro pensatoio. Guardiamo. Che episodio, era molto frammentato, parecchio incasinato. Forse, diciamo, l'avventura, la missione più difficile. Anzi, sicuramente è più difficile. La tua capacità di trasfigurare il mondo intorno a te è davvero notevole. Che cosa c'è? Mio padre non sta migliorando. Credo non si riprenderà mai dalla morte di mio fratello. Vedere soffrire chi amiamo è una vera agonia. Sono passati anni dalla siccità, ma il suo dolore per quella perdita è profondo come se fosse successo solamente ieri. Posso dire il mio canino? Ma lui serve pace, non splendidi pilastri. E se io lo potessi aiutare? Fai già così tanto per tuo padre? Non è abbastanza. Io voglio che smetta di soffrire. Capisco la tentazione di usare questo potere per trasfigurare altro, e non soltanto il mondo fisico. Ma le emozioni umane sono una forza molto potente. Anche la strega più competente e di buone intenzioni non può sapere che conseguenze avrebbe manipolarle irrevocabilmente. E che cosa dovrei fare? Stare a guardare mentre il dolore lo distrugge? Non puoi fare tuo quel dolore. Ogni anno un qualche studente mi stupisce per le assurdità che vede nelle foglie di tè. Oh, signorina Morganach. Felice di rivederti a Hogwarts, professoressa. Mi ci vorrà un po' per abituarmici. Professor Rookwood? È bello che tu abbia accettato il ruolo di professoressa di difesa contro le arti oscure. Siedi, Isidora, e parlaci dei tuoi viaggi. In realtà volevo invitare voi e gli altri professori a casa mia stasera. Ho davvero tante cose da raccontarvi. Sarebbe un vero piacere, informeremo gli altri. Benissimo, a stasera. Un altro ricordo. Ora devo trovare la via d'uscita. Torna nella sala delle mappe, è la mia facile. Altre pietre cristallizzate. Deve essere la via per tornare alla sala. Ah, non l'ho fatto ragionare. Allora, noi diciamo la prova l'abbiamo fatta. Ora vediamo se si riesce a rifare. Chi abbiamo qui? Studio a Hogwarts, signore. E questo è il professor Fig. Professor Charles Rookwood, al vostro servizio. Qualcuno ha completato la prima prova? No, quanto ce n'è di professor Rookwood. Ha un volto familiare, signore. Presumo tu mi abbia visto nel primo pensatoio a cui hai avuto accesso, alla Gringot. Quindi hai trovato la passaporta per la camera blindata del professor Rackham? E decifrato la mappa del medaglione che fluttuava sopra quel pensatoio? Sì, e ho trovato una cosa sopra l'ultimo pensatoio, anche se non so di che si tratti. Ah, certo. Troverai un manufatto simile in ciascuna prova. È importante che tu li tenga al sicuro. Ti serviranno per completare il percorso sul quale ti abbiamo instradato. Quando li avrai trovati tutti, ti diremo come utilizzarli. Bene.
è in grado di dirmi qualcosa sulla prossima prova? Prima che tu proceda, vorrei parlare con Charles di questo urgente problema dei goblin. I goblin? Lo studente ha trovato delle tracce di una potente magia oscura in mano ai goblin. Insieme al suo mentore, il professor Fig, non solo ha visto dei goblin in agguato fuori dalla torre di San Bacar, ma ne ha anche incontrato uno molto potente nella mia camera blindata alla Gringot. Temo sia preferibile sospendere le prove finché non ne sappiamo di più. Era meglio. Ci rimettiamo alle sue decisioni, ovviamente. Allora... Un attimo, professore. Si chiama Rookwood. Crede che... Che ci sia un legame con Victor? Forse, ma non possiamo essere certi che la cosa sia rilevante. Per ora, dimmi cosa hai visto nel pensatoio. Prima che la strega dell'ultimo pensatoio, Isidora, diventasse insegnante a Hogwarts, litigò con il professor Rackham sull'uso della magia per rimuovere il dolore. Speriamo che il prossimo pensatoio ci dia maggiori informazioni. Ora dobbiamo capire cosa sa Ranrock. Sarò sincero, non so proprio da dove cominciare. In realtà, io un'idea ce l'avrei. Una volta ho visto Sirona ai Tre Manici di Scopa parlare con un goblin. Sembravano in buoni rapporti. Vale la pena tentare. Magari scoprirai qualcosa. Però non trascurare... Lo studio. Certo, signore. Prima che tu vada... Parla con Charles. Professore? Hai mai incontrato tracce di magia che sembrano arricciarsi, a parte quelle sul nostro cammino? Non credo. Cosa sono? La testimonianza dei nostri vecchi tentativi di manipolare il potere della magia antica. Se non sbaglio, e non capita mai, dovresti essere in grado di utilizzarle per accrescere la tua magia. Grazie, signore. Allora le cercherò. Bene ragazzi, siamo riusciti a finire. Opera d'arte, abbiamo sbloccato un altro obiettivo. Incontro Charlotte nella sala delle mappe. Ok, abbiamo già fatto. Vediamo un po' un attimo se quest'altra missione, che non voglio che il video sia troppo lungo, però vediamo un po'. Bellina la stanza, però insomma, è da solo addirittura. Quindi, allora, abbiamo ora altre missioni. Missione completata, la prova di Percival l'abbiamo completata. Ora valutiamo un attimo se facciamo un'altra missione principale. Nessuna missione disponibile. Allora, le principali non c'è niente. Nelle secondarie. Allora, vediamo un po'. Queste secondarie, però nelle principali nessuna missione principale. Quindi, in tutte le missioni, incarico della professoressa Sharp. Il professor Sharp dice che ti mette la prova mentre sotto l'influsso del professor Max, e inoltre vuole che collaudi la porzione focalizzata. Se so che posso trovare le soluzioni e decente le porzioni di GP, la guida pratica è la mia teoria. Se no c'è l'incarico della madama. Vedete, appunto, ci sono anche delle missioni secondarie che sbloccano quella principale. Quindi di fatto adesso non c'è problema. L'astrolabio perduto, il collaudo. Vediamo un po'. Collaudo cos'è? Dopo aver completato lo stressamento di volo, Evan mi ha consigliato di andare al negozio per programmi la scopa. Io farei questa cosa qui, quindi di prenderci una scopa, perché secondo me, intanto vediamo anche nelle collezioni, abbiamo la possibilità di migliorare qualcosa. Eccolo. E poi ci abbiamo anche questo. No, allora ce l'abbiamo un altro. No, ce ne abbiamo altri. E poi qui dell'inventario abbiamo preso qualche cosa. Ok. E comincia a essere... le missioni. Vediamo un po' le missioni. E posta. Vediamo anche la posta. Allora, la posta nuova qual è? Posta più a gufo. Questo va in ordine. E non lo so. Ah no, aspetta. Eccola qui la mura. Posta l'ultima, non l'abbiamo letto. Ecco. Spero che mi ragioni più presto. Devo parlare di una questione urgente e statente nel pensare che potrebbe essere di beneficio a entrambi. Custode di Hogwarts.
potrebbe essere interessante anche questa. E quindi le missioni esserci un gruppo. Però sono tutte a lezioni di animali, livello richiesto, custode della luna storta, niente. Quindi qui abbiamo un po', questo cos'è? Abbiamo una consegna complicata. Non sono inviato un gruppo della consegna. Se raggiungi il ritrovamento facile potrei dare con lui. Oppure campo della. Raggiungi il campo dell'evocatore. Sono questi che devono essere fatti. Aspetta, perché io volevo fare questo qua del collaudo. Compra una scopa. Io vorrei fare questo. Quindi poi chiudiamo l'episodio di oggi. Quindi non ci sono. Dovrei andare tra i manici di scopa e chiedere a. Quindi. Devo parlarti di una questione urgente e strettamente confidenziale. Potrebbe essere di beneficio a entrambi. Allora, però Glomini, che lui la. Per favore, completa gli incarichi che ho preparato per te. E poi raggiungimi dopo lezione. Un fottio, rivediamo un attimino le missioni. Se tante volte questa qui, no, non è missione principale. L'elmo. Questo è un depulso, non ci si può arrivare. No, ragazzi, vediamo quella che deve. Aspetta, piacere un altro. Allora, vediamo un po'. Prova il Goblin. Un carico del professor Nai. Raccogli le ca. Allora, tanto andiamo a facciamo quella che si è detto. Noi siamo a livello 11. Discendo, utile per tirare gli oggetti a terra. Però l'avevo segnato. Allora, vediamo un po' quale possiamo fare, che poi chiudiamo missioni. Allora, lezioni di animali. Le principali a lezione animali, ma fino a che non abbiamo livello 13 non possiamo fare. Poi il custode 14, l'elmo ne possiamo fare due, però a lezione incarico del professor Nai. Raccogliere lancia di pulso, questo qui, via, facciamo questo qui, incarico della professoressa, così perlomeno poi saliamo di livello. Lancia di pulso, vabbè, è uscito. Si è già mangiato da qui. Difesa contro le arti oscure. Io non ho ancora capito come si fa a usare questo. Stile, ma la professoressa Eckhart la fa sembrare più gestibile. Ammetto che mi risulta difficile accettare. No, nessun percorso disponibile. Io quale sto facendo? Incarico la professoressa. Questo segue la missione. No, è questa. Segui la missione. Ok. Vedi la mappa? Questo cos'è? Stanze segrete. No. Vai. Lancia l'impulso su un nemico in levitazione. Raccoglie le calcoli tra. E dove le trovi? Puoi seguire le missioni del registro missioni. Ok, tanto mangiare. Ancora missioni. Nel registro missioni. E noi. Siamo già qui, no? La professoressa è questa. Devi provarlo! No? Ma questo video dove vado a prenderli? Protego! Proviamo a seguire un'altra missione perché non ho le indicazioni, quindi allora, a lezione di animali non ci posso andare, raggiungi il livello 13, noi siamo 12, quindi per andare qui, professor, questo, acquista la scopa, se no c'è questo, depulso, segui la missione. Oh.
Non ho mai visto un'aura come la tua. Torniamo indietro. Da lì si poteva fare, no? Ragazzi, l'episodio è un pinino più lungo perché volevo terminare la prova e poi una nuova missione per poter arrivare poi alla missione del, diciamo, del, per il prossimo episodio, ecco. Quindi queste missioni secondarie, come vi ho detto, sono necessarie per poter affrontare poi le missioni principali. Quindi non è proprio che si, diciamo, faccia solo esclusivamente le missioni principali. Ribadisco, le stesse non sono necessarie per poter, se ne fai alcune secondarie, perché devi aumentare di livello. Per aumentare di livello ci sono anche alcune missioni. Una di queste è quella che stiamo facendo. Si fanno volentieri, ovviamente. Ci siamo quasi. Parla con lei. Credevo che il professor Black. Bisogna uscire dal palazzo. No, non si esce dal palazzo, si esce da questa parte. Intendo, bingo, ti leva. Poi è sempre bello andare in giro. Dico tutti gli episodi in cui vado a giro su Hogwarts. Professoressa, no, comunque poi faremo anche la missione dove sostanzialmente devo capire come pretendano che campo delle vocazioni della partita, dove praticamente mi sono aggiornato. Però vedo che c'è una sorta di lucchetto. Subito fuori Hogwarts, ma non fuori dal, diciamo, dalla dovrò tornarci un'altra volta. Ecco, qui non si può fare questo, te l'ho detto, non si può fare. Ma allora ci ha fregato. No, non credo di poterlo fare ora. Tornerò un'altra volta. Sì. Frega, vediamo ragazzi, missioni, però poi ci lasciamo. Incarico dal professoressa, questo, perché non lo posso fare questo? Acquisa scopa, incarico della professoressa, io non capisco questa cosa, segui missioni, perché non lo posso fare? Sono qui. Tutti con lucchetto. Vabbè, ragazzi, allora andiamo, facciamo così. Chiudiamo questo episodio, il prossimo lo partiremo con con il l'acquisto della una nuova scopa, con la speranza appunto che l'acquisto della nuova scopa ci permetta di avanzare di livello, perché abbiamo necessità per poter continuare la storia di avere un livello almeno 12. Siamo all'undicesimo livello, come si può vedere dall'inquadratura. Quindi ragazzi, nel prossimo episodio andremo a comprare la scopa. Quindi io vi saluto, come sempre, se vi è piaciuto il video mettete un like, io vi aspetto con una nuova avventura targata Hogwarts Legacy venerdì prossimo. Nel pomeriggio un nuovo episodio, il secondo, per quanto riguarda Assassin's Creed Valhalla. Ragazzi, come vi ho detto, non è certo, cioè non sarà una serie perché è talmente grande, può darsi che non ci siano, diciamo, tutte le settimane due episodi per quanto riguarda Valhalla, perché è un impegno abbastanza importante, però sicuramente nel pomeriggio lo troverete. Io vi saluto e vi do appuntamento alle prossime. Ciao.